era fatta per la Roma, poi invece è arrivata la Juve e la Roma comunque è andata su Chivu. Totti, Cassano, va a vedere Mancini, Totti, centrale, vuole creare, ancora Totti, c'è il movimento di Cassano, Totti va, messo giù, calcio di punizione. Va Chivu e Buffon arriva uguale al calcio di punizione dell'andata. Assolutamente sì, la palla scende bene, guarda. Forse era fuori. Però era calcio d'angolo comunque, perché era stata deviata da due giocatori in barriera. È pronto ad andare ancora Totti. Palla sul secondo palo, Samuel non la trova. La trova Dacour, controbalzo, ancora fuori. Dacour di destro, Olivier! Dacour, 1-0. Sì, il primo tentativo di sinistro è stato ribattuto, la palla gli è ritornata lì, l'ha tenuta bassa, secondo me Buffon non l'ha vista, si è infilata all'angolino. Questo è un bel gol di Dacour, un po' trovato su questo calcio d'angolo, però lui è stato molto bravo a tenere la palla bassa. Primo gol in Serie A per Dacour, mi sembra che abbia trovato una partita discretamente importante Dacour per segnare, lui che tra l'altro in allenamento è spesso preso in giro da Cassano, che dice che tira delle buste d'acqua invece che in porta, invece stavolta ha trovato un gran destro che si è infilato all'angolino. Ecco il replay, prova prima con il sinistro e poi al volo con il destro. La posizione di Panucci qui, che però si disinteressa dal pallone, qui è il solito discorso. C'è anche una deviazione. Sì, c'è anche una leggera deviazione. È sulla linea Panucci, ecco il replay. Però in questi casi la tendenza adesso, se non c'è un movimento verso il pallone, a dare comunque fuori gioco passivo, sicuramente passivo era fuori gioco più avanti, mi sembra, di Zebina. Comunque 1-0 per la Roma al 13° Dacour. Vai Stefano. Ti dicevo che Lima in fase di copertura deve stringere, perché Camoreni si viene atteso da Panucci, allora lui deve aiutare i centrocampisti centrali, tanto Thuram non spinge. A te. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti, che cosa aveva fatto Totti? Grandissimo, su un cambio di gioco ha stoppato la palla benissimo, poi l'ha fatta scendere bene, aveva incrociato il tiro, Buffon è battuto, ha preso l'incrocio dei pali. Un tiro pazzesco di Totti, ancora Totti, adesso la Roma ha più varchi, prova ad andare Totti, 4 contro 4, aspetta Cassano, perde il tempo però del passaggio, ha chiuso bene Montero, allora ricomincia, la partita è esplosa adesso. Pavel Nedved, prova ad andare lui, Camoranesi, cerca l'uno contro uno, lascia lì il pallone, Camoranesi attaccato, messo giù, calcio di punizione, adesso ci dobbiamo rigustare questo destro di Totti da lontano, intanto rivediamo il fallo ai danni di Camoranesi, c'è calcio di punizione per la Juve, cambio di gioco, mette giù Totti, chissà se l'hanno vista a Madrid, esterno destro, traversa clamorosa, qui è stato sfortunato Totti. Camoranesi trova il corridoio per Nedved, che riesce a tagliare, Nedved sinistro sul fondo, ha provato anche Pavel Nedved dalla distanza. Sì, da destra verso il centro, questo movimento in diagonale è difficile per il suo controllore cercare l'anticipo, perché così vedi la palla, proteggi l'intervento del difensore ed è arrivato a calciare molto bene. Chivu, Emerson, Totti, si va a vedere in profondità Cassano, doppio passo di Totti accennato, poi Lima dentro il pallone, fuori gioco di Panucci, aveva cercato un uomo in mezzo Panucci, ma era salita subito la bandierina di Ivaldi. Sì, bravo ad inserirsi secondo me leggermente in anticipo, aveva costretto Camoranesi ad abbassarsi e fare il quinto in difesa, e per Camoranesi fare questo è un lavoro sfiancante. Altro fallo questa volta di Dacour. Mentre, beh, questo è un brutto abbaglio di Ivaldi su questa chiamata per il fuorigioco di Panucci, che assolutamente non c'è. No, assolutamente no, partito col tempo giusto, sbagliato anch'io. Sale Montero. Vuole la profondità Montero, sbuca Di Vaio, in area di rigore, uno contro uno, Di Vaio lo anticipa con uno strepitoso recupero Chivu. Collina dice che può bastare, manda tutti a prendere un tè caldo, finisce 1-0 il primo tempo per la Roma, gol di Dacour e poi da sottolineare quella strepitosa giocata di Totti. Panucci, vuole Cassano,
per Totti, ancora per Cassano, entra in area di rigore, calcio di rigore, grande controllo di Cassano, saltato secco Montero che commette fallo, è sulla linea, dice Collina, e calcio di rigore. E questi due giocatori tutta la partita che danno fastidio alla difesa della Juve, guarda qui come si muovono bene, hanno fatto 1-2 poi palla dentro e qui è calcio Montero di rigore, rischia anche forse un cartellino, però ha cercato il pallone Montero, cercato il pallone, ha trovato Cassano, 1-2, eccolo qui Cassano col primo controllo, nettamente in ritardo Montero, calcio di rigore. Sì, lui fa rigore, però anche gli altri tre giocatori erano posizionati male perché hanno fatto filtrare una palla, insomma, che sicuramente dovevano intercettare. Battotti. Otto minuti sul cronometro. Francesco Totti, 2-0, palo e gol, terzo gol contro la Juve, secondo in campionato per Totti, che mostra i pettorali. Per battere Buffon ha dovuto colpire il palo e mettere dentro questa palla, perché Buffon aveva capito, si era allungato molto bene, ma lui l'ha calciato in maniera perfetta. E si conoscono i due, tra l'altro, eh? Si conoscono, con Tacchinardi giocano alla PlayStation, quindi Buffon aveva intuito dove Totti avrebbe calciato, ma Totti è andato forte e sul palo e poi la palla dentro, ed è 2-0 per la Roma. Ecco il replay del rigore di Francesco Totti con Buffon proteso, ma un rigore così non si prende. Perfetto, guarda, io pensavo addirittura, guarda Cassano che non guarda. Perché gli avrà detto tipo hai sbagliato, gli avrà preso in giro il massaggiatore sicuramente. Si arrabbia Buffon, il gladiatore sulla spalla, sul deltoide di Totti. 2-0 per la Roma al nono minuto. Chiede palla ancora in profondità a Totti. Zibina per Totti. È in grande serata Totti, entrata durissima su Totti. Durissima entrata di Montero su Totti. Durissima entrata di Montero su Totti. Rosso diretto per Montero. Neanche seconda ammonizione, rosso diretto di Montero. Sembra corretta la decisione di Collina, poi Montero. Ma mi dicono forse già, sì, almeno anche giallo. Giallo e rosso, quindi doppia ammonizione per Montero. Totti per Emerson, non sono andati sullo scambio giocatore della Juve. Deviazione, Cassano Antonio! Cassano! 3-0, ma qui la Juve ha dormito sullo scambio sul calcio di punizione, incredibile. Si sono fatti sorprendere, ma tutta la partita, insomma, l'abbiamo visto anche sul primo gol di Dacour, che non sono attenti, non sono concentrati, ed è venuto fuori anche il terzo gol della Roma di Cassano. Diventa un'altra esultanza Cassano, gol del 3-0, ma ripeto, la Roma scambia spesso. Emerson ha avuto davanti all'area di rigore 10 metri per mettere dentro il pallone. Sì, sì, assolutamente è così, adesso lo andremo a rivedere, ma anche la posizione di Cassano solo davanti al portiere. Guardate, Tacchinardi è andato dietro, adesso deve accorciare, ma ormai è tardi, è anche sfortunato perché alla fine tocca il pallone. L'hai preso così. Seguite Chivo, Su Tacchinardi. Sì, su Tacchinardi. Va Trezeguet. Pellizzoli! E non è serata per la Juve. Gioca Emerson, vuole Mancini, largo a destra. Arriva Mancini, uno contro uno, contro due perché arriva raddoppio. Emerson dentro ancora, Mancini posizione regolare, palla quasi sul fondo, arriva al traversone, Cassano Antonio, Cassano, 4-0 della Roma, 4-0 della Roma. Gol bellissimo, 1-2 sull'esterno, sono andati a raddoppiare Mancini, lui ha scaricato dietro, si è proposto in profondità, 1-2 perfetto, cross dietro e Cassano di testa l'ha messa dove Buffon non poteva arrivarci. Tutto molto bello, anche facilitato insomma dalle condizioni che si trova la Juventus, però la Roma ha fatto un gran gol. C'è un precedente, c'è ammonizione per Cassano perché ha rotto la bandiera. Sì, perché ha rotto la bandiera nel calcio d'angolo, l'ha spezzata in due. E Collina paterno quasi, vedete che Mancini era in gioco sull'1-2, era in gioco. Collina dopo la rottura della bandierina è andato a lui a vederli, ma che